Ciao a tutti, io sono Elenia, bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente gli esami sono finiti, nonostante siano stati rimandati causa coronavirus e le lezioni sono iniziate, quindi adesso ho un po' più di tempo per registrare i video e anche magari per aggiustarmi questa frangia da quindicenne che ho fatto di recente. Comunque posso adesso organizzarmi un po' e registrare i video come vorrei, anche se questi che stai guardando sono comunque usciti un pochino in ritardo, scusate, ma devo un attimo appunto organizzare la mia vita con gli orari nuovi dell'università, le nuove lezioni. Comunque, siccome il mio compleanno si sta avvicinando, dato che è venerdì 6 marzo, il mio compleanno, volevo dirvi un po', magari soprattutto per i miei parenti e per i miei amici, cosa vorrei ricevere per il mio compleanno, dato che l'ho fatto per Natale, quindi giustamente lo rifaccio anche per il mio compleanno. Alcuni probabilmente si ripeteranno alcuni libri perché non li ho ricevuti a Natale, spero di riceverli al compleanno. Partiamo subito con Sei corvi e il regno corrotto. Sono due libri di Leigh Bardugo che sono stati tradotti in italiano forse 2 anni fa, l'anno scorso, 2 anni fa comunque, più o meno, e non ho ancora avuto modo di leggerli perché io aspetto sempre che escono in italiano, perché purtroppo il mio livello di inglese non è molto alto, quindi diciamo libri di questa portata li aspetto sempre in italiano, anche se come saprete sto cercando di leggere qualcosa in inglese, adesso che ho iniziato letteratura inglese all'università, ho anche dei libri da leggere in inglese, in fronte inglese, quindi mi dovrebbero aiutare, però ripeto, libri di questo genere preferisco comunque leggere in italiano e in 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, non ho ancora avuto modo di leggere la duologia di Leigh Bardugo, quindi vorrei riceverli per il compleanno, sperando di riceverli o comunque di autoregalarmeli, ecco. Un altro titolo che vorrei leggere proprio da anni proprio è ACOTAR. Non ho ancora avuto modo, come se ti ricordi, di leggere ACOTAR, che è stato tradotto in italiano anche questa trilogia. Spero di recuperarla per il compleanno, comunque autoregalarmela, perché probabilmente mi regaleranno i soldi, soprattutto la nonna. Quindi vediamo un po' di autoregalarmi questi libri, perché forse dovrei anche aver raggiunto tot punti sulla card Mondadori, quindi forse, non lo so, non mi ricordo a quanto sono arrivata, forse 850, 900, comunque lì vicino ai 1000 per ricevere 5 euro di sconto, proprio poco e niente, però infatti sono sempre 5 euro. Poi abbiamo Aurora Rising, perché bene sì, essendomi innamorata di Nevernight e di J. Christophe, non posso non leggere anche Aurora Rising. Mi manca, cioè mi manca tutto il resto di J. Christophe naturalmente, così come non solo Aurora Rising mi piacerebbe leggere e ricevere per il compleanno, ma anche la trilogia di Illumine, scritta da J. Christophe e un'altra autrice di cui non ricordo il nome. Comunque, principalmente vorrei leggere queste, diciamo, due opere di J. Christophe, Aurora Rising e la trilogia di Illumine, almeno recuperare queste due opere di Zio J, e poi vedremo, non so se ha scritto altro. Comunque, per adesso mi piacerebbe ricevere sia la trilogia di Illumine sia Aurora Rising. Poi mi piacerebbe anche tanto ricevere Il nome del vento, se ne sta parlando tantissimo sul web e io tipo sono molto curiosa di leggerlo, così come anche Il priorato dell'albero dell'arance, credo sia così in italiano, se ne sta parlando tantissimo, quindi mi piacerebbe ricevere per il compleanno sia Il priorato dell'albero dell'arance sia Il nome del vento, che sono due malponi, ho visto, li ho visti anche in libreria, sono così così proprio dei mattoni per essere mattoni, però mi piacerebbe riceverli per il compleanno, perché costano una cifra, quindi io non spenderei mai tipo 26 euro per il priorato, perché ho visto che costa 26 euro circa, quindi regalatemelo perché io non ce l'ho 26 euro da spendere, purtroppo non ce l'ho, altrimenti avrei già letto. Poi abbiamo
A Dark Shade of Magic, che è stata tradotta in italiano come Magic, c'è anche Legend, dovrebbe uscire anche il terzo, già uscito, non mi ricordo. Comunque partiamo da Magic, ovviamente, di Victoria Schwab. Mi manca tutto della Schwab, ma ne sento parlare sempre, forever and ever, e anche bene. Cioè, alcuni le dicono bene, altri le dicono male, però a me piacerebbe leggerlo perché sono curiosa di vedere se faccio parte di chi ne parla male o di chi ne parla bene. E per finire, naturalmente, mi piacerebbe tantissimo leggere la prima trilogia di Mistborne. Perché, allora, io sapete che ultimamente mi sto infognando a guardare i video di Mirko. Li sto recuperando come non c'è stato mai nient'altro nella mia vita da fare. Anche se io seguo Mirko forse dal 2015-2016 e io abbia guardato la maggior parte dei suoi video, ma ultimamente mi sto infognando tantissimo a rivederli. E dovete sapere che Mirko ultimamente, cioè, sta citando Mistborne come se niente fosse. Brandon Sanderson ormai fa parte della vita di Mirko e, cioè, io tipo voglio sapere se effettivamente ha questo potere magico di entrare nelle vite della gente così. Quindi, caro Sanderson, se veramente sei così come dice Mirko, ti prego vieni anche in casa mia, perché ne ho bisogno. Allora, cioè, se veramente è così ne ho bisogno, però mi fido di Mirko, mi fido del suo giudizio, perché mi sono fidata per Nevernight e ho fatto benissimo. Quindi mi vorrei fidare anche su Mistborne. Quindi, Brandon Sanderson, spero in te, confido in te, soprattutto confido in Mirko, che parla praticamente sempre di te, forever and ever. Quindi speriamo, come mi sono fidata di Mirko per Nevernight, mi fiderò anche su Brandon Sanderson, speriamo. Comunque, niente, questi sono i libri che vorrei ricevere per il mio compleanno. E so che probabilmente questo video uscirà un po' tardi, magari per chi ha già pensato a un regalo da farmi, però non è mai troppo tardi. Per chi comprerà il mio regalo di compleanno il giorno del mio compleanno stesso, sappiate che esiste questo video e ci sono delle cose che vorrei ricevere, dei libri che vorrei ricevere in particolare. E so che qualcuno già mi ha comprato qualcosa, però va bene, è la mia migliore amica che già mi ha comprato un regalo, però va bene lo stesso, mi ha detto che mi piacerà, che secondo lei mi piacerà, e mi fido, cioè, che devo dire no, però quindi, cioè, mi fido lo stesso. Comunque, per chi ancora mi ha comprato tra i miei amici e i miei parenti un regalo di compleanno, sappiate che mi piacerebbe ricevere questi libri. Se siete poveri anche voi per i libri, allora lasciate perdere, perché va bene così anche niente, cioè, o questi libri o niente. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Lasciate un like al caso, lasciate nei commenti cosa vorreste ricevere per il compleanno voi e quando lo fate il compleanno, ditemi quando fate il compleanno. E se volete, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!